1964 è stato costruito il quadro. I due promotori che ambivano poter disporre di una associazione erano Farina, Daniele Farina e Basa. Io mi ricordo ha parlato di coar costruttori aeraulici. L'assieme delle industrie italiane che si occupava di caldo e di freddo hanno scoperto che in America c'era un italiano americanizzato il quale si dava da fare per creare contatti con gli italiani e con gli americani. E da lì sono incominciati a nascere questi contatti. Andare a trovare gli industriali, sentire che cosa sapevano loro, cioè che nei riguardi del freddo, della produzione del freddo, eccetera. Nel 1992 si ravvisò l'importanza di costituire, da questa unione, costituire un'associazione. Si è potuto pubblicare ogni anno l'indagine statistica, la quale ricapitolava l'esistenza dei facenti parte del COAR, e era diventata una cosa importante. L'indagine statistica del COAR la chiudeva tutta l'Europa. Contesta che stava prendendo piede a Roma come uomo di una certa volontà politica, avevamo firmato un accordo dove si parlava di pompe di calore e la pompa di calore avrebbe dovuto diventare un elemento necessario per raggiungere certi tipi di impianti. Il laboratorio è stato costruito fino al 2003 con un investimento di 6 miliardi, come diceva Pellegrini, e che sono un finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia. Il laboratorio che poi è stato costruito ha assunto anche il nome e il logo di MQ Clima e nel 2004 è stata resa operativa questa realtà. Operativa nel fare, ed è fondamentale, nel fare i test degli apparati di condizionamento, di refrigerazione, di condensatori e così via, ovviamente come lo esigeva il mercato. Il ruolo fondamentale del laboratorio è proprio quello di misurare, diciamo in termine molto specifico, l'efficienza energetica degli apparati. Sono previste delle misure per l'efficienza energetica e per l'acustica, misure che poi vengono poi iscritte in un'etichetta che va a accompagnare tutti i prodotti. Il laboratorio era un ente eminentemente tecnico che disponeva di numeri e di cifre, come avevano i tedeschi. È venuto fuori Amaro, che è un bellissimo paesino, eccetera, e era la scelta, direi, migliore. Ora, il COAR diceva poco, perché quando lei parlava, andando dagli industriali a parlare di quello, mi dicevano, ma cos'è sto COAR? Era difficile illustrare, e allora mi era venuto in mente, dicevo, un'associazione, deve essere associazione,
di che cosa si occupa, compressori, frigoriferi, eccetera. E allora torna naturale Assoclima. È una cosa naturale, naturalissima.